Buongiorno, ben ritrovati. Nuova puntata di Vera Mattina. Anche quest'oggi tantissime le notizie su cui eh, torneremo. Alcune sono arrivate proprio in questo momento alla nostra eh, redazione. Parleremo di tanti argomenti. Spazieremo soprattutto sul fronte della cronaca, con l'approfondimento dei fatti del giorno dai nostri territori attraverso collegamenti, interviste e eh, servizi della nostra redazione. Io vorrei partire da una eh, notizia che ci porta ad Ancona. Sapete, a vera mattina ci siamo occupati eh, del caso di alcune scuole italiane che hanno deciso di eh, sospendere le lezioni nel periodo del eh, Ramadan. Ci, se ci avete seguito, insomma, ricorderete questo caso o comunque se ne è parlato moltissimo nelle scorse eh, settimane. Ebbene, arriva una notizia proprio dalle Marche eh, dove, in occasione della festività di fine Ramadan, si segnala che per gli studenti che ne facessero richiesta è possibile è possibile posticipare la data degli esami universitari di profitto in calendario per mercoledì eh, 10 aprile di quest'anno e quanto si legge in una comunicazione pubblicata sul sito della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche per richiedere il posticipo dell'esame bisognerà farne richiesta per e-mail la Presidenza risponderà alla mail comunicando la nuova data per il sostenimento dell'esame viene eh, spiegato oggi però a proposito di Parliamo di bagni gender neutral. Dopo il caso dell'Università Bocconi, ma anche della Politecnica di eh, Torino. Vogliamo tornare su questo argomento e per farlo abbiamo invitato l'avvocato Andrea Agostini che dovrebbe essere con noi. Buongiorno, avvocato! Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Ben ritrovati. Dunque salutiamo l'avvocato Andrea Agostini, avvocato cassazionista. Io direi avvocato di andarci a vedere insieme prima questo servizio che ci riepiloga un po' i fatti, così come accaduti e poi ne parliamo insieme. Vediamo Bagni gender neutral nel mondo della scuola, in quello dei trasport, come pure nel turismo. Quelli della Bocconi sono finiti al centro del dibattito perché l'ateneo ha deciso di sospendere per sei mesi tre studenti che avevano postato sui social commenti sarcastici e discriminatori sul tema. Ma i bagni no gender sono ormai in realtà anche in molte altre città lombarde e non solo. L'università ha spiegato che si trattava di messaggi e commenti contenenti pesanti allusioni sessuali che violano il diritto al rispetto nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità accademica e sono inoltre lesivi dell'immagine e della reputazione della Bocconi. L'università ha quindi applicato quanto previsto dall'Honor Code che tutti gli studenti sottoscrivono al momento dell'iscrizione e dai suoi regolamenti. I bagni gender Neutral sono in realtà anche nel Politecnico di Torino, quindi senza distinzione di genere uomo-donna. Per la prima volta anche i bagni dell'aeroporto Carol Boitilla di Bari saranno gender neutral per non creare disagi a chi non si riconosce nel binarismo uomo-donna. Restando in Puglia, il Lido Tuareg di Maruggio, in provincia di Taranto, ha creato il primo bagno gender neutral del litorale. Oltre a uomini e donne c'è anche il bagno per chi deve utilizzare i servizi igienici e non si identifica con il binarismo di genere. Avvocato Agostini, diciamo che ci sono diverse tematiche che eh, secondo me eh, poi possono essere affrontate insieme da un certo punto di vista perché eh, affrontano un principio, cioè che è quello eh, relativo al fatto che non ci si riconosca no, in un principio universalmente riconosciuto, in questo caso eh, parliamo di... Ehm, sessualità, ma eh, anche per le religioni può essere eh, applicato, no? o come pure per la visione della famiglia che si ha. Penso per esempio al caso della statua a eh, Milano, eh, che poi non è stata esposta perché insomma, la commissione eh, l'ha bocciata. Eh, quindi lei che idea si è fatta di tutto questo? Eh, secondo lei eh, insomma, stabilire anche eh, bagni gender neutral può essere un passo in più verso eh, l'inclusione? Ma diciamo che eh, l'estrema attualità dell'argomento è data da quello che ho letto ieri: mh, il documento dell'Edicastero per la dottrina della fede, pubblicato con l'approvazione del Papa, Dignità sia infinita sulla dignità umana. Uno di questi capitoli vede tra le violazioni eh, della dignità umana la teoria gender. Eh, pericolosissima viene definita perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutto uguale e sostanzialmente cosa va a cancellare? La differenza esistente tra esseri viventi, quella sessuale, eh, quella primordiale e ineliminabile viene definita quindi l'argomento è di estrema attualità, credo che lo diventerà ancora di più perché è una posizione questa uh, della Chiesa molto impegnativa, eh, specie in vista delle elezioni europee. Quindi eh, oggi non è più questione di bagno eh, neutro, genderless, gender neutral, ma eh, di affrontare una volta per tutte la teoria gender e comprenderne le potenzialità o i limiti o addirittura la pericolosità. Ora in realtà... Parlando del bagno, eh, non sentivo l'audio del servizio, vedevo le varie scritte. No? Si poteva apprezzare come vi era una certa fantasia nell'indicare quale fosse questo bagno gender neutral o bagno genderless. No? Eh, che ne so, i, I simboli uomo-donna che si miscelano insieme. Un terzo simbolo, a volte eh, so che è stato usato il capricorno piuttosto che eh, l'unicorno piuttosto che l'arcobaleno. Eh, ma la cosa più semplice è indicare bagno, è come tornare indietro nel tempo un bagno unico per uomini e, e per donne. Eh, sicuramente eh, c'è un tema mh, uh, di sensibilità al riguardo, perché la cosa è estremamente seria, per quanto riguarda una minoranza, il problema della disforia di genere, cioè. Il sentirsi eh, donna imprigionata in un corpo da uomo o viceversa, il percorso di transizione per, per affermare la propria identità di elezione, perché questo poi è la teoria gender, no? È distinguersi non per uomo donna biologici, ma per appartenenza eh, culturale, di sensibilità sociale. Eh, può portare eh, a gravi problemi di ordine eh, psicologico e sicuramente eh, il benessere della persona eh, ritengo debba eh, avere la, la sua considerazione. Tant'è che la legislazione italiana si è già impegnata sulla transizione di genere, ne abbiamo parlato proprio qui. Con te, in una puntata era certo. la gravidanza di Marco, ti ricorderai no? Assolutamente. E e ad esempio, leggendo questa affermazione di dignitas infinita, dove si parla anche di cambio di sesso e la si collega a anomalie dei genitali eh, come problema fisico da risolvere, eh, solo in questi limiti viene accettato il cambio di sesso, pone un problema di tensione con la nostra legislazione che. A differenza, ricorderai quello che dicevamo, no? nell'82 eh, c'era una normativa che era tutta centrata sulla mh, eh, trasformazione sessuale chirurgica, l'approvazione da parte del tribunale a mutare fisicamente di sesso. Poi l'evoluzione legislativa, il decreto legislativo del 2011, dove invece è fondamentale questo aspetto psicologico, cioè eh, ritrovarsi in se stessi in equilibrio anche senza un intervento chirurgico. Ecco, questa, mh, questa affermazione della dignitas, declinata in questo modo solo sull'aspetto fisico, secondo me si pone in tensione sull'evoluzione legislativa nazionale di questo decreto legislativo del 2011. Ma senza voler fare necessariamente il giurista. Questo bagno unico in realtà lo trovo semplicemente sia un tornare indietro ed evitare l'imbarazzo di chi magari entra in un bagno eh, e ad un'apparenza non corrisponde la sostanza del sentire. Questo eh, come imbarazzo per se stessi e anche per gli altri. Quindi mi trova assolutamente favorevole eh, l'idea di un bagno eh, gender neutral, genderless, eccetera, perché in fondo è ritornare al bagno unico. Eh, la distinzione, poi, nelle scuole e nell'università è già particolarmente sentita, non è niente di straordinario o di nuovo. Eh, nelle stesse università marchigiane, eh, ad esempio, eh, è possibile nel, nel percorso di transizione eh, avere eh, il riconoscimento di una, di una carriera alias, eh, cioè, mentre sto transitando di genere, avere un profilo burocratico alternativo, temporaneo, come dire un nuovo libretto universitario, un nuovo indirizzo mail, che non sono documenti ufficiali validi al di fuori dell'Ateneo, ma sono validi all'interno dell'Ateneo e lì verrà indicato il mio nome di elezione in sostituzione del nome anagrafico. Ma ti dirò di più, il contratto della scuola eh, prevede già da tempo un'identità alias c'è un accordo di riservatezza confidenziale tra la persone interessate e l'istituto, c'è un regolamento e si affianca alla carriera reale una carriera alias, che vuol dire che quando ad esempio sulla targhetta dell'ufficio troverai eh, il nome che io ho voluto per me, lo stesso nel mio fascicolo personale, oppure se in uno spazio comune vi è indicata una turnazione negli orari di lavoro. Ehm, questo però non incide sui documenti diciamo, eh, validi esternamente come busta paga, matricola, provvedimenti disciplinari che invece rimangono con l'identità sessuale e quella anagrafica, fin tanto che non si sia compiuto questo percorso di transizione con un tribunale che sancisce la nuova identità sessuale e quindi eh, ordina all'ufficiale dell'anagrafe di ehm, riconoscere questo cambiamento di sesso e quindi di nome, quindi attribuire la nuova identità. Comunque tornando diciamo alla questione dei bagni genderless, è più una questione di civiltà eh, che eh, legale. Ecco, non è che si corre un rischio eh, sbagliando, no, accesso. No, assolutamente. Devo drammatizzare, no, perché questione. poi. Sì, ma anche brevissima perché ecco, non vorrei che si confondesse diciamo le grandi problematiche filosofiche, morali, giuridiche sulla teoria gender, no? E le ricadute anche con il nostro sistema giuridico con quella che fosse semplicemente una nota eh, di civiltà, cioè avere un bagno neutro, un bagno per tutti si tratterà di un servizio in più. Chi accede sa benissimo eh, che può trovare un lui o una lei eh, a proprio fianco, non. È non mi sembra niente per cui valga la pena insomma, strapparsi i capelli. Poi, come vedi, non li ho pochissimi, li ho corti, però insomma, non li strapperei per una battaglia del genere. Mi sembra una questione di civiltà. Più che altro eh, sembra che poi, ovviamente, le parole del Papa. No, eh vengono prese in fortissima considerazione, ma eh, come ricordava anche lei, Avvocato Agostini, ci sono le europee, quindi insomma qualsiasi dichiarazione in questo momento eh, pesa ancora, ancora di più. Ecco, quindi da un lato Papa Francesco eh, ha diciamo, diffuso un messaggio di accoglienza no, rivolto, rivolto a tutti, al di là eh, della propria appartenenza, dall'altro ora eh, c'è stata insomma, questa eh, nuova mh, uscita no, all'aborto e alla teoria eh, gender, poi ha parlato in particolare dell'utero dell in affitto, quindi mi sembra però che poi insomma, la politica a seconda di quello che eh, venga, venga espresso ecco, dal, dal Vaticano prenda per buono o meno buono, a seconda poi ovviamente delle varie correnti, eh, ciò che eh, dice il Santo Padre. Ma eh, innanzitutto ci terrei a chiarire quanto poi verrà distorto in seguito no, dalla comunicazione a venire da qua fino alle europee. Eh, il titolo Dignità sia infinita sta proprio a dire che la dignità umana non è condizionabile ed è riconosciuta sempre a prescindere a chiunque comunque. Quindi eh, partiamo da un presupposto che tutti gli esseri umani eh, hanno dignità. Okay. Poi ci sono dei possibili attentati a questa dignità, delle minacce e su questi vale la pena riflettere. Ecco che avviare questo discorso assolutamente profondo eh, a, a ridosso delle eh, elezioni europee, perché si tratta comunque di, affronta di affrontare tematiche che non sono nazionali, ma sono della, della coscienza dell'uomo universale. In vista europea saranno sicuramente oggetto di interesse e magari anche di facile strumentalizzazione a chiappavoti, ma sono temi sicuramente assolutamente seri. Però ecco, la dignità è infinita, questo è il principio da cui muove il Papa. E direi di fermarci con questo principio che ci trova tutti d'accordo, sicuramente. Grazie all'Avvocato Agostini per questo approfondimento. Grazie e a martedì prossimo. Grazie ancora. A voi, grazie, buona giornata.